rifar. Tutto si può ritrovar. Nulla è per sempre perduto. Apri le ali e inizia a volar. E dal cielo lo vedrai. Perché nel cielo il sole brilla ogni mattina. E la speranza nel tuo cuore resterà. Scusa Carmen, non ho capito, come sarebbe la storia, sì, che mi regali con tanto, sì, ti di regalo, fiocco? Ti regalo così volentieri che ti impacchetto mi pure. Come fiocco posso già usare questo, mettitelo sulla testa, vada lei, prenditelo, ah, è tutto tuo. Mi regali con il fiocco in testa, buona a sapersi, sì, mi dai, sì, via, mi regali come fossi, sì, una cosa. Ma dico, io me ne vado inutile. Così parlate no, tra no, me no, e la no, 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 quello che se ne va sono io, perché non ho più voglia di parlare con te. Me ne vado e prendo pure il fiocco, ma è una mia decisione, non tua, è mia. Aspetta, Leandro, ma fermati, aspetta. E a me cosa importa? Pagalo pure con comodo il tè. O se preferisci lo segno sul conto che non hai. Segno tutto, il tè, i biscotti. Anzi, guarda, te lo offro io. Hai visto che carini? Sono una bella coppia. Sì. Vero? Sembra proprio che si vogliano bene. Ciao, Antonella. Oh, guarda chi c'è, Emma, Nicolas. Ciao, come state? Bene. Antonella, tua madre non sarebbe contenta di vederti in giro per il parco con un ragazzo. E che problema c'è? Che succede? All'improvviso sei diventato il mio guardiano? No, non sono diventato il tuo guardiano, è soltanto che tu non puoi uscire con il primo ragazzo che incontri. E tu sei l'uomo, devi renderti conto di quello che fai, vuoi lasciarla in pace. Perché sono affari tuoi? Forse Bruno, è meglio che ce ne andiamo. E quanto a te, resta pure qui con la tua fidanzatina, mentre io e il mio ragazzo cerchiamo un posto più tranquillo. Vai, vieni tesoro. Ah, non li guardare, lasciali perdere. Che ti importa di cosa fa quella o con chi si vede? Sinceramente, non mi sarei mai aspettata che fossi tu. Perché? Vuol dire che sei delusa? No, no, non sono delusa. Sono sorpresa. Sorpresa è la parola giusta. Come ti è venuto in mente di fare tutto questo? Beh, ho iniziato a chattare con te perché era un modo per sentirti e per starti vicino. Non volevo assillarti o risultare pesante e visto che sapevo che eri sempre presa da Guido, volevo sapere la situazione prima di lanciarmi, sapere se avevi voglia di avere una storia con qualcuno oppure no. Quindi lo spasimante misterioso che mi ha mandato i libri, quel fiore e mi ha detto tutte quelle cose che mi hanno fatto sciogliere, eri tu? Proprio così. Sì, ero io. E come sapevi che mi sarebbe piaciuto tutto così tanto? Perché ti conosco meglio di quanto pensi, Josie. E mi basta anche solo guardarti negli occhi come sto facendo ora, per sapere quello che provi e sapere come ti senti. Secondo me, Guido, ti sei sbagliato a leggere. No, Santiago, mi ricordo bene quello che ha scritto. Allora può darsi che volesse dire un'altra cosa. No, sai, magari... no, è stata molto chiara. Mi ha scritto: ho paura che tu mi dia buca. Non riesco a capire a cosa si riferiva. Santiago, tu non hai detto nulla, vero? Neanche una parola. Lo sai che non direi niente. Allora, qui c'è qualcosa che non va. Io non ci posso credere che la madre di mia figlia mi faccia una scenata del genere. Lo sa che non le sopporto le scenate e me le fa apposta. Ma dico, ti rendi conto? Ti lascio immaginare quanto mi sono, sì, sentita in imbarazzo. Non mi ero mai vergognata tanto in vita mia. Mi ha lasciato di stucco e poi è stato di cattivo gusto. Sì, di pessimo gusto. Non è un po' troppo grosso questo fiocco? No, non è grosso, è bellissimo, davvero. Ti rivederlo ora, mi pare un po' ridicolo. Tornando a Carmen, non mi sono sentita di reagire perché mi sarei abbassata al suo livello. Da quelli che danno i numeri è bene stare il più lontano possibile.
Beh, questo è da escludere perché lei è sempre la madre di mia figlia, quindi dovrò comunque vederla. Oh! Salve! Ho un regalino per te. Tanti auguri. Che carino, grazie. Il suo compleanno, non lo sapevo. Auguri. Un altro anno che si aggiunge agli altri. Spero che ti piaccia. Mamma mia, che fiocco, è magnifico. Ah sì, ti piace? Sì che mi piace, è bellissimo. Male, per un attimo ho avuto paura. Grazie, non si doveva buon disturbare. Compleanno. Che c'è? Mi sono comportata male? Ho un problema con me? Perché non mi dà un bacio? No, Petra, che dici? Scusa, ero sopra piacere. Non sei tu il problema. Il problema è Carmen. È sempre e solo Carmen. Gliel'ho detto, mi sono tolta questa soddisfazione. Le ho detto che glielo regalavo con un bel fiocco, che le avrei fatto un pacchetto e che poteva portarselo via. Tanto a me non sai che faccia aveva Leandro, voleva sparire. Ma ha capito che non ne voglio sapere più nulla. Che mi importa di cosa fanno quei due? Che se ne vadano via insieme e che siano felici. Spero che stiano bene, che si divertano. A me non importa niente, non mi importa niente. Né di lei né di lui. Non posso rovinarmi il fegato a pensare a loro. Senti Carmen, da quello che vedo sarà una mia impressione, ma ad essere sincera non mi sembra che a te non importi niente, e mi preoccupa il fatto che tu, così come stai, voglia sposarti con Federico. Come sto? Perché? Come sto? Scusa, sei nel in che pieno senso? Di un crollo nervoso perché Leandro esce con un'altra donna. Possibile che ancora non mi conosci? Dopo anni e anni di amicizia ancora non mi conosci? No. Non vedi che davvero non me ne importa niente? Non raccontarmi storie, perché ti conosco molto bene, contrariamente a quanto credi. E ti ripeto che puoi cercare di convincerti quanto vuoi, ma io non ti ci vedo a sposare Federico. Ah, non mi ci vedi? No, non ti ci vedo. Non mi ci vedi? Non ti ci vedo. Non mi vedi sposata con... Ah, non mi ci vedi? Beh, ora mi ci vedrai. Guarda, Ciao, Carmen. Ciao, amore. Allora, bene. Come va? Che bello, non vedevo l'ora di riabbracciarti. Sei bellissimo. Ah, vorrei che ti informassi per i documenti, le carte, tutto quello che servirà per il matrimonio. E poi decidere la data per il comune e quella per la chiesa, perché vorrei che ci sposassimo il prima possibile. Ah, sì, mi fa piacere, sì, bene, sì, sì, va bene, anzi, bellissimo. Io penserò al vestito che non so nemmeno dove trovare, ma ne cercherò uno. Non preoccuparti, Carmen, non preoccuparti, penserò anche al tuo vestito. Davvero? Sì, 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 sì. Ti prometto che avrai il più bel vestito del mondo. Che carino. Mi sembra che siamo stati credibili, no? Beh, dalla reazione di Nicholas direi che siamo stati più che credibili. Grazie infinite. Sei stato un vero amico ad aiutarmi. Ah, figurati. Sai, io per te provo un sentimento forte. Parlo ovviamente della nostra amicizia. Ah, farei qualsiasi cosa per te. Davvero, sarei disposto a fare qualunque sacrificio. Grazie, Bruno. Sei un angelo. Senti... Cosa gli ha preso a Nicholas? Perché non mi è piaciuto come mi ha trattato. No, sì, ti capisco. Ma vedi, lui è molto protettivo con me e a volte esagera. D'accordo, ma mi conosce, è sempre la gente del nostro gruppo. Sarebbe brutto litigarci, non ti pare? Quindi no. Spero che non ricapiti, perché non so come potrei reagire. Chiaro? Sì, 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 sì. Ho capito. Va bene. Io vado, Ok, ti accompagno. Vieni. Non importa. Dai. E grazie ancora, sei stato fantastico. Ah, niente, figurati. Noi dobbiamo fare due chiacchiere. E le ho detto che del vestito mi sarei occupato io. Ah, no, io non cucino neanche un bottone. Te lo scordi, Andres. Questo quad spettacolare aspetta di essere vinto da uno di voi. I nostri amici del Chaco hanno urgente bisogno di soldi. Pare una lotteria per vincere una moto. Signore e signori, sentami, scusi, disperata. Che succede? Vorremmo aiutare le persone che ne hanno bisogno. Stupendo. Grazie. E quanto costa gesto? Un biglietto? Solamente 20. Ah, però solamente pochi, direi. Ma mi andranno anche le persone nei guai. Fanno più comodo a loro che a noi. Quello è vero. Sì, certo, ha ragione. E quindi bisognerebbe, insomma, bisognerebbe venderli. Ah, sì, è ovvio. Certo, e va bene, dato sa che le dico a me le tre. Ho per i bisognosi del Chaco. Facciamo una cosa, tre per lei e tre così per me. Sono sei. Ecco, molto meglio. D'accordo. In tutto sono 120. Aspetti, sono felice di fare del bene. Grana. Prego. No, dicevo, è una grossa grana. Ah, certo. Per le persone ritrovarsi senza una casa, tesoro, no? Sì, io sono 20, puoi darmi 100? Sì, di solito non porto mai. Accorrete, numerosi, i biglietti vanno a ruba, ecco, sbrigatevi! Ecco qua, a lei sono 120. Ecco a voi i biglietti. Sì, grazie. Sono buoni? Certo, li ho presi in banca. Allora siete state gentilissime. Di niente. Grazie mille, ragazze. E se doveste vincere il quad, attenzione al vento che può rovinarvi le extension. Vi volerebbero via e non ve ne accorcereste. Occhio, Abbiamo venduto altri strano. Non ce li avete i soldi per comprare un vestito da sposa? No. E quello che avete raccolto finora non basta? No. Spero solo che tu non debba annullare il matrimonio. No, di annullare il matrimonio non se ne parla. Troverò io una soluzione. Anzi, ho già in mente un'idea, niente male, André. Federico. Sono stato benissimo con te, Giuseppe.
Sono stata bene anch'io. È stato bello vederti. Da adesso non abbiamo più bisogno di chattare. Dici di no, e perché non vuoi più chattare? Perché l'unica cosa che voglio e di cui non sono mai stato così sicuro, Josie, è stare con te. E cosa pensi di fare con il gruppo? E con Guido? Beh, Guido dovrà farsene una ragione. Perché non è il tuo proprietario e non state insieme. Fra di voi non ha funzionato. Non ha funzionato solo perché si è messo in mezzo mio padre. Va bene, qualunque sia il motivo, io con tuo padre vado più che d'accordo, quindi da quel punto di vista non avremo problemi. E con il gruppo poi vedremo. A me ora importa solo di te. E di nient'altro. E ovviamente ne parlerò con gli altri. E se a qualcuno non sta bene, pazienza, ma dovranno saperlo tutti. Io non voglio che ci nascondiamo. L'unica cosa che voglio, l'unica cosa che conta, è stare insieme a te, Giussi, capito? Anche tu non scherzi in quanto a coccole con Emma, o credi che non ti abbia visto, eh? Cos'è, una specie di vendetta? No, 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 ma quale vendetta? È che sto cercando di fare le cose per bene. Le cose per bene? Non farmi ridere. Una cosa è fingere, un'altra è essere così appassionata. Riconoscilo, non ti è pesato affatto. Bruno ti piace veramente, ammettilo. Non lo ammetto perché non è vero. Ma sì che è vero. No, non è vero. Sì, è vero, ammettilo. No, non è vero, non sì. È vero che Bruno mi piace, Nicolas, non sì, è vero. Sì, quel ragazzo ti piace, ho visto come ti baciava e come lo abbracciavi. Sembravi un koala attaccato all'albero, vorresti negarlo? Va bene, d'accordo, perdonami. Ma il fatto è che, non essendo una vera attrice, non ho recitato con molta professionalità. Come no? Ho fatto quello che potevo. Hai fatto quello che... Senti, fammi un favore, sì? Cerca di non esagerare, ti prego. D'accordo, ma... Un sogno. Mi è sembrato di vivere un sogno quando l'ho baciata. Certo che lei ti fa fare quello che sì, vuole. Me ne sono accorto, ma che ci posso fare? Va bene, va benissimo così, è normale. Sai, poi accada. Antonella non ha mai smesso di piacermi. Bene, bene, poi scusa, chi ti dice che continuando con questa commedia non si accenda di nuovo la scintilla e vi rimettiate sì, insieme? Sì, figurati, no. Come figurati? Perché no? No, è impossibile, non succederà. Non lo so, non è detto, nella vita non si sa mai. Lo so, però... Non si può mai dire. E a te? Come va? Cosa? Volevo solo sapere se c'era qualche novità. No. E la tua ragazza? Della mia ragazza mi hai già detto cosa pensi. E per me l'argomento è chiuso. Non ne voglio più parlare con te. È meglio se non ne sai nulla. Sì, avanti. È permesso? Pia, ciao. Ciao, posso entrare? Sì, 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 vieni. Ti disturbo? No, assolutamente. Come va? Bene, grazie, voi? Tutto bene. Che carino che sei stato a invitarci a prendere il tè. Sì? Davvero una splendida idea. Ti è piaciuto, Benjamin? Hai bevuto quasi tutto il frullato in un secondo. Sei un mago, è incredibile che beva un frullato di banane. Non sono mai riuscita a convincerlo a bere un frullato in vita mia. Beh, io ho il mio segreto, vero? Eh? Sì? Sì. Sì. Chi è? Non sarà mica Carmen? Carmen, dici? Sì. No, Carmen... Carmen non avrebbe nessun motivo di venire qui, non credo sia lei. No. Ciao, bellissimo, come stai? Sai, passavamo di qua. Tutto bene? Sì. Ah, non sapevamo che avessi compagnia. Scusa, non volevamo interromperti. No, non avete volevamo interrotto venderti niente. I biglietti di una lotteria. Sai, lotteria, la storia degli grazie. Amici del Chaco ci ha commosse profondamente. Ah, gli amici ci ha del toccato Chaco. Il cuore. Esatto. Bianca che li vende. Ah, e sì, lo sai che è una nostra amica, no? Così sì, abbiamo insomma, deciso. Vorremmo dare bene, quanto costa? Te ne ho presi 4, quindi in totale fanno 80. Vengono benissimo, 20 l'uno. Okay. Però non ci andiamo subito e poi me li dai, non solo sarà di nuovo tutto tu. Ok, grazie. Ne prendo ti 4, devo 10. Il resto me lo dai quando ci vediamo. Ok. Che ci possiamo inventare perché Andrés Federico trovi il vestito a Carmen? A me del matrimonio di Andrés Federico non interessa più di tanto. Sarà per questo motivo che non ho più idee. Basta, smettila, Dorina. Non pensare più a lui, toglitelo dalla testa. Tanto non fa per te. E sentiamo perché? Perché ma non perché farebbe per me di lui? Un'altra è semplice, ma non devi abbatterti perché sicuramente presto incontrerai un uomo che ti farà innamorare come è successo credi con Andrés. Davvero? Sì, te lo dico io, Dorina, dammi retta. Devi lasciare che si sposino. Così Leandro lascerà perdere Carmen e noi potremo finalmente andare avanti col piano. E magari riuscire a vedere un po' di soldi. Esatto, sarebbe riuscire ora a vedere effetti. Un po' di soldi. D'accordo, per va bene. Devi aiutarmi a pensare. Va bene, ti aiuterò. Se io non ho l'amore, ho trovato. So già quello che dobbiamo fare. Ciao, Patty.
arrivati. Ciao Antonella, come stai? Oh, senza di te non sto molto bene, mi manchi tantissimo, lo sai? Oh, anche tu mi manchi tanto. Dai, raccontami tutto. Come si comportano Ines e Roberto, eh? Ti lasciano il tempo per stare da sola con Mattias o vi stanno tra i piedi come al solito? No, un po' di tempo ce lo lasciano. Tutto bene con Ines? Sì, benissimo, Ines è favolosa. Ti ha comprato qualcosa? Ah, direi molto più di qualcosa. Siamo state al corte inglese e mi ha comprato così tanti vestiti che non so dove metterli e tutti firmati, eh? E invece Mattias, lo vedo poco perché è sempre occupato con i suoi allenamenti, lo sai? E dimmi, la spiaggia ti è piaciuta? Sì, ci sono stata ieri mattina ed è stupenda. Oh, mi fa piacere, Patti. È bello sentirti così felice, così entusiasta. Già. E tu invece? Come vanno le cose, Antonella? Che mi racconti? Niente di che. Sono sempre innamorata cotta di Nicolas, ma faccio finta di stare con Bruno per farlo credere a Emma. Non ci posso credere, ma davvero? Sì. Sembra che sia l'unico modo che abbiamo perché Emma la smetta di darci il tormento. Ti giuro che sono così innamorata. Lo sai che a te non mentirei mai. Non immagini quanta paura ho di perdere Nicolas. Tu devi combattere. Sei forte, sono sicura che vincerai. Passavo da queste parti e ho pensato di venirvi a salutare. Sentite, quale parola può fare rima con sogno? E io che ne con so, sogno. Ma perché ti serve la rima? Hai deciso di diventare un poeta? No, che dici? Ma quale poeta? Figurati, è che sto scrivendo una lettera. A chi? Solo una poesia alla ragazza che mi piace, tutto qui. Mi serviva una rima. Ah, ho capito. Quando penso a Aspetta, io... senti un po' se ti piace questa. Ascolta. Allora, in cielo vedo le stelle, no? So già che sarà una stupidaggine. Fammela finire prima di giudicare. Per terra una spina. E nel profondo del mio cuore ho solo una persona che Bruno, è... Bruno, allora. Molto vicina. Senti, hai avuto paura, eh? Cosa? C'è una ragazza che ti piace, dimmelo, voglio sapere chi è. No, se si spargesse la voce sarebbe un problema. Ah, d'accordo, ho capito. Se non vuoi dirmelo, non importa. Ok, ti ringrazio. Lo sai come si dice? Che è giusto apprezzare quello che uno ha. Va bene, me ne vado in camera mia, voi non mi fate concentrare e tu tieni la bocca chiusa, eh? Non preoccuparti. Sai che non l'avevo mai sentito quel proverbio? Sei messa anche tu come lui? Questo non lo so. So solo che ho voglia di innamorarmi e spero che anche a me accada quello che accade a tutte le ragazze. Ma ti piace qualcuno? Un ragazzo che mi piace in realtà l'avrei trovato, ma non sarà un'impresa facile. E tu invece? Sentimentalmente, dico. In quest'ultimo periodo ti ho visto molto vicina ad Antonella. C'è qualcosa tra di voi? Niente. Anche se, a dirla tutta, non ha mai smesso di piacermi. Ah. Ma tanto non ho la minima speranza. Oh no, che peccato. Scusa, perché non hai speranza? Lasciamo perdere, è una storia lunga. E poi non ho molta voglia di ritornare sull'argomento. Per me la cosa migliore da fare è togliermela dalla testa quanto prima. È senz'altro la cosa migliore. Che coincidenza, vero? Siamo entrambi nella stessa situazione. Due anime sole che per caso si sono trovate. Ciao Carmen, siamo venute a farti una visitina. Avete per venderti i biglietti di una lotteria? Ne abbiamo pochi, questi sono gli ultimi. Sì, ha voluto comprarceli quasi tutti Leandro. Proprio così, anzi, torniamo adesso da casa sua. Tempo due minuti e ci ha liquidato. È vero, sembrava che fosse molto occupato. Ah, davvero? Mm-hmm. L'abbiamo trovato in compagnia. Ah. Una donna e suo figlio che erano lì e facevano merenda tutti insieme. Sembravano una vera famiglia, erano molto carini. Sì, comunque non capisco perché mi raccontiate tutte queste cose. Ah, noi pensavamo che ti interessasse. È per questo che siamo corse subito a dirlo. Vi siete sbagliate, non mi interessa. Non mi interessa perché sto per sposarmi con Federico. Forse non lo sapevate. Sì. Sarà l'uomo della mia vita. Mentre Leandro invece non è più niente. Non è niente, non ne voglio sapere niente. Già, per me non conta nulla. Zero assoluto. E questo che conta per me, Leandro. Ma adesso dai, zero. Non lo sapevo. Forse anche meno. Non ti facevo così risoluta. Insomma, ce lo compri un biglietto. Dai, dici quanti ne vuoi. Leandro! Ah, ciao! Come va? Come stai, Cucci? Bene. Ti offendi se ti chiamo Cucci? Visto che ti chiama Carmen, vabbè, in senso affettuoso, eh? Sai, ti cercavo, volevo chiederti una cosa. Volevi chiedermi una cosa? Sì, dimmi. Ti ricordi dove hai comprato il vestito per il matrimonio?
Il mio vestito da sposo, dici? Il tuo vestito? Ti sei sposato poco tempo fa con Bianca, non ti ricordi? Sì, certo che me lo ricordo. Quello che non mi ricordo è dove... Ma perché mi fai questa domanda? Dove ho comprato Come il vestito? Perché? Perché me lo chiedi? Come perché? Perché? Perché ho bisogno di vestire il mio splendido corpo con un bel completo. Mi sposerò con Carmen. Anzi, tornavo giusto dalla chiesa. Ho appena fissato la data. Che bello, penso un po' già faremo fissata. Una festa da mille e una notte. Sì? Riempiremo la casa di persone. Sarà una serata indimenticabile la festa che Carmen ha sempre sognato. Da mille e una notte, eh? Già, da mille e una notte. Che vuol dire da mille e una notte? Sì. Perché? Che non badremo a spese, non risparmieremo su niente, neanche un centesimo. E tu preparati, che da un momento all'altro ti arriva l'invito. Perché volete invitarmi? Ovvio, ma che domande fai? Come potremmo non invitarti? Come potremmo escluderti da un evento così importante smettila. Per noi? Allora ti ringrazio. Eccolo qua. Beh, dovremmo dargli almeno una sistemata, eh? No? Certo. No, che non sistemiamo niente. Se lo mette così, a parte che non si accorgerà mai che era il tuo. E poi io non so cucire, tantomeno ho intenzione bene, di pagare però, una salta. Non l'entrerà mai, questo è un dato di fatto. Perché no. Carmen è molto più grassa di me. Molto più grassa e più bassa. E a me invece stava divinamente. Divinamente. E a lei stava malissimo. Malissimo. Però in compenso a Federico che l'adora. Mentre a te, Leandro, ti ha abbandonata. Perché sei così dura con me? Le cose stanno così, Bianca. Pane al pane e vino al vino. Ma perché se sei arrabbiata te la prendi con me? Mi fai stare male con questi discorsi, non te ne accorgi? Perché? Me lo chiedi? Parli tutto il tempo del matrimonio di Federico e a me. Chi è che pensa a me? Io penso a te. Mi dispiace tanto che tu soffra così. Ma se non sbaglio ti ho già spiegato come stanno le cose, sì, no? Me l'hai e tu spiegato. Mi hai detto di aver capito. Ma è da tanto tempo che sto aspettando questo momento. Mi spiace che tu soffra, lo sai, sì, ma lo non so, vedo l'ora so. Che quei due si sposino. È da tanto che voglio togliermi Carmen di mezzo, lo capisci? Certo, e questa che volta lo finalmente succederà. È tutto chiaro? Sì, chiaro come il sole. Bruno non si è mai interessato veramente ad Antonella. Perché adesso le sta appiccicato? Dai, Pia, lo sai anche tu come vanno certe cose. Succedono sempre quando uno meno se le aspetta. Ma devono sempre innamorarsi tutti di lei. Nessuno si interessa a me. Non posso piacere a nessuno io. No, la faccenda non è così tragica. Ci saranno, a dir poco, migliaia di ragazze a cui tu potresti piacere, che farebbero follie per stare con te. Sì, ma io voglio solo Bruno. E per quale motivo ti ha detto che non ha nessuna possibilità con Antonella? Non lo so. Ad essere sincera non l'ho capito, perché quando li ho visti l'ultima volta erano abbracciati e si comportavano come se stessero insieme. Ma lui dice che non ha alcuna possibilità. Non capisco perché mi ha detto una cosa del genere. Senti, se vuoi il mio parere, secondo me potrebbe anche essere vero. Non si può sapere. Caterina, tu pensi che io abbia qualche speranza con Bruno? Sentiamo come proviamo, Bianca, proviamo. Secondo me c'è solo un modo per sapere, giusto, forza, ragazzi. Diamoci dentro. Siamo tutti pronti? Ma no, aspetta, sei fuori ritmo. Che fai? Ehi, Gonzalo, fermo. Ma che fai? Che ti prendi, amico? Suonavi un'altra canzone. Ah, sì, allora scusate, sì, va bene. Forza, ciao. Da capo. Da capo? Sì, facciamo il ritornello. Tanto quello lo canto io. No, aspetta. Gonzalo, ehi. Continui a suonare un'altra canzone. Tu di solito non sbagli mai. Scusate, ragazzi, ho la testa altrove, è inutile continuare, tieni. Ti do un consiglio, se sei distratto è meglio che non suoni, altrimenti perdi tempo tu e lo perdiamo noi. Sai una cosa? Basta. Sono stufo. Ne ho fin sopra i capelli. Di cosa? Che ti prende ora? Non mi prende niente, Alan, ma ho dentro una cosa che mi pesa e voglio dirla una volta per tutte, perché altrimenti rischio seriamente di scoppiare. Va bene, dici. Guido, mi sto vedendo con Giusy. Ad essere sincera, quando l'ho visto, sono rimasta di sasso. Lo spasimante misterioso con cui chattavo è Gonzalo. Cosa era Gonzalo? Sì, non riuscivo a crederci neanch'io. Non mi era lontanamente passato per la testa che potesse essere lui. No, infatti, neanche a me, Giusy. Ma dai, non ci posso credere. Già, anche se ripensandoci, potevo anche immaginarmelo, visto che sapevo cosa provava per me. Sì, certo. Ma dimmi la verità, sii sincera. Tu nel tuo cuore avresti preferito che il tuo spasimante segreto fosse Guido? Non so dirtelo, Tamara. Tu sai che io Guido lo amo ancora tantissimo. Ma la nostra storia non può funzionare. D'altro canto, però, c'è da dire che con Gonzalo potrebbe andare. Sarebbe l'unico in grado di aiutarmi a dimenticare Guido. Ne sei convinta, Giusy? Sì, io credo di sì.
Guardiamo in faccia la realtà, avere una storia con Guido è impossibile. Mentre tra me e Gonzalo ci sono più possibilità che funzioni. Scusami per avertelo detto così, ma era giusto che lo sapessi. Io e Giusy usciamo insieme, mi dispiace, ma lo sai come vanno certe cose. No, 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 non mi devi chiedere scusa, ma sarei curioso di sapere com'è successo. Voglio dire, cosa? Così di colpo all'improvviso si è messa con te, com'è possibile? Beh, non è successo di colpo all'improvviso e poi non l'ho costretta io, mi ha scelto lei. È andata così. Ma tu lo sai che io sono ancora innamorato di Giusy, non potevi restare da parte. A quanto ne so, Giusy non ha un proprietario, la vita va avanti e la storia con te è finita, perciò Guido, rassegnati. Vabbè, per te è semplice, tanto sono io che devo rassegnarmi. Perché non riconosci che ti sei comportato da bambino e che il padre di Giusy non ti vuole? Perché non ti decidi a crescere un pochino? Va bene, adesso basta, smettetela prima. No, non ti devi permettere che... di parlare di così, anzi io me ne vado, non voglio vederlo mai più, questo traditore! Avete visto che scena? Tu pensi che Carmen l'abbia mandato per provocarmi? Non lo so, non direi, non lo so. Però ti fa venire il dubbio, no? Voglio dire, il fatto che quel tipo venga da me apposta per chiedermi dove ho comprato il completo per il matrimonio e poi mi inviti al suo, no? Sì, un po' strano lo è. Solo un po', ma per favore. Senti, io in vita mia non ho mai alzato le mani su nessuno, ma oggi gli avrei mollato un bel pugno qui sul naso. Dai, non esagerare. Comportarsi no, no, in questo fidati, modo non sarebbe affatto esagerato. È arrivato con quel sorrisetto finto. E lo sai come lo chiama Carmen? Cucci? A te piacerebbe che ti chiamassero Leandro, Cucci? Ti lei prego. Ha soprannominato così. Calma, ti sentirei male se ti agiti così. Forse non è stata lei a mandarlo a dirti queste cose del vestito. Ma che del... sia stata lei o no, non mi interessa. La mia decisione l'ho già presa. Al loro matrimonio io non andrò. Possono pregarmi in cinese, non mi importa. Ho deciso che non andrò. Ed è la mia ultima parola. Io l'unica cosa che penso è che e tu sta che molto attento a quello che dici. Non spifferare niente ad Ashley, perché quella ti fa due moine no, e ti fa cantare come un usignolo. No, lo so perché ti conosco, quindi attento. No, 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 molto attento. Tenò la bocca chiusa. Sai una cosa, quei due fanno tanto i piccioncini, ma in realtà sono solo due derelitti dell'amore. Ecco cosa sono. Pace. Pace e amore. Eh? Pace e amore. Pace e amore? Ma che vuol dire pace e amore? Ti va bene la data che ho fissato per la chiesa? Sì, 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 certo che mi va bene. Anzi, mi va benissimo, direi che è perfetto. Ah, poi ho incontrato Leandro. Gli ho chiesto dove aveva preso il vestito per il matrimonio. Voglio comprarlo anch'io in un posto di lusso perché voglio essere fashion. Ah, vuoi essere fashion. E lui ti ha detto dove l'ha comprato? Sì, o... sì, sì, me l'ha detto. Non ha avuto nessun problema. Anzi, già che c'ero, l'ho anche invitato al matrimonio. Non ti dispiace, vero? No, 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 perché dovrebbe... No, non mi dispiace affatto. Infatti, ne ero sicuro, sì, ne ero sicuro. No, 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 è ovvio che non... E poi come potremmo non invitarlo? È sempre il padre di mia figlia, deve venire per lo forza. Lo pensavo anch'io. Sì, sì, è anche una questione di rispetto per Patty, no? Lei ha piacere, è suo padre. Verrà con la sua nuova ragazza, con la mamma del suo paziente, sì, con la sua fidanzatina. Sì, sì. Sì, ci ho pensato anch'io, sì. L'ho pensato io e poi l'hai pensato io, tu. Io ci ho pensato. Tu hai pensato che io avevo pensato e l'hai pensato anche tu. Cioè, è sì, quello che io. Pensiamo entrambi. No, l'ho pensato prima io. Sì, certo che l'hai pensato, io sono d'accordo. Cioè, lo penso, insomma, lo pensavo anch'io. L'abbiamo pensato tutti. Sì, esatto, tutti e due. Credimi, Santiago, non ho perso la pazienza per un soffio. Sì, ma se vuoi il mio parere, la colpa non è solo di Gonzalo. È Giusy che ha accettato. Non riesco neanche a pensarci. Tutti questi sforzi per riconquistarla, ore e ore a scrivere, a pensare a che regalo farle, un sacco di tempo speso e per cosa, per arrivare a questo. È vero, magari eri così preso che non ti sei reso conto che lei era interessata no, a un altro. No, ti assicuro che lei era presa da quello che aveva conosciuto in chat. Sul serio, non capisco cosa sia successo. Forse è un errore di calcolo. Sì, sì, forse è andata così, ma non sopporto che dopo tutta la fatica che ho fatto arrivi quello e me la porti via. Beh, le donne sono strane. È impossibile capirle. Tu lo sapevi, amore, che Giusy si vede con Gonzalo? Sì, oggi Gonzalo lo ha detto a tutti nel bel mezzo delle prove e Guido ha mollato tutto e se n'è andato. No, davvero? Sì, non credo che quei due suoneranno e canteranno più insieme. Il futuro del gruppo è segnato. Sarebbe un vero peccato. E tu invece che pensi di fare? Non puoi vivere senza musica. Lo so, ma non abbiamo ancora deciso niente coi ragazzi. Non sai quanto era arrabbiato Guido, una furia. Posso immaginare. Anche se oggettivamente un po' ragione ce l'avrebbe. Sì, beh, Gonzalo in teoria non ha fatto nulla se ci pensi bene. Giusy non era fidanzata con nessuno. Però se mi mettessi al posto di Guido, credo che avrei reagito esattamente come lui. Sì, certo, è comprensibile. Già, e se devo scegliere fra i due, mi schiero con Guido. Perché è uno dei miei migliori amici, lo conosco da quando eravamo bambini. Certo, è ovvio. Comunque Gonzalo le vuole molto bene. Ha fatto di tutto per conquistarla. Le ha scritto delle frasi molto belle e romantiche in chat, le ha regalato dei libri. E Giusy non poteva non rimanerne colpita, così lui l'ha conquistata.
Ma hai parlato con lei? Ti ha detto che le piace davvero Gonzalo? Sì, anche se continua a avere Guido che le frulla in testa, questo è inutile negarlo. Ma non so, Gonzalo è diverso e piace anche al padre, che è la cosa più importante. Quindi tu dici che lui l'ha conquistata chiacchierandoci in chat? Sì, hanno delle cose in comune. Molte persone si conoscono e si innamorano in chat. Le prove, ma devo chiamare Nicolas perché mi venga a prendere. Faccio bene, ok, allora ne approfitto anch'io per fare una telefonata. Sì, perché forse non ve l'ho detto, ma è un po' di tempo che mi vedo con Bruno. Ma sì, dai, con lui, dici sì, sì, con Bruno, proprio con Bruno. Ciao tesoro, tutto bene? Senti, tra 15 minuti finiamo le prove. Ti aspetto qui fuori davanti all'entrata. Ti mando tanti bacini, ti abbraccio, ciao. Ciao Honey, sono io, che bello sentirti. Bruno, come stai amore mio? Che mi racconti? No, non l'ho sentito perché ero a fare le prove con le divine, sì. Sì, certo che puoi venire a cena a casa mia, anzi chiederò a Dorina di prepararci qualcosa di buono. Va bene, amore, sì, ci vediamo dopo, te l'ho detto. Non può stare più di un'ora senza vedermi, d'accordo? Sì, anch'io ti amo tantissimo. Scusami se ti saluto, ma ora devo proprio andare, ciao, ciao. Bene, se hai finito, sì, direi di ricominciare subito, sì, le prove, sì, non, sì, perdiamo altro tempo. Sono così felice di aver parlato con Bruno, mi vedo con lui ora, lo so se ve lo metto. A chi non può entrare. Fermi, scusate se interrompo di nuovo, ma non va bene, non è così, dovremmo alzarla molto di più la gamba. Ok, proviamo e facciamo come dice Emma. Da dove ripartiamo? 7 e 8. Giusto? Pia, non hai sentito quello che ha detto Emma? Devi sollevare la gamba molto più in alto. Ora basta, basta, non ne posso più, sono stufa. Mi verrà un esauriamento per colpa vostra. Vieni, devo parlarti. Pia, che ti prende all'improvviso? Che hai da urlare? Ti sei svegliata male stamattina? Ho bisogno di parlare con te. Non mi spiego, ma... Non tirare, si può sapere che è. Sono stufa, capito? Sono stufa. Tu e Emma mi state stressando. Sono stufa di sentire continuamente come va con i vostri fidanzati. Non mi interessa come va con i vostri fidanzati. E sono stufa che a nessuno importi se sto bene o sto male. Sono stufa, Torella, stufa. Ah. Ciao, Santiago. Ciao, vieni. Ehi, allora Guido, come va? Come vuoi che vada, Fabio? È dura da digerire. Tra l'altro non ho ancora capito come abbia fatto quello a conquistare Giusy. Beh, ecco, forse io posso darti una spiegazione. Secondo Tamara, è stato grazie alla chat. Grazie alla chat? Sì. Lui ci ha chattato quasi tutti i giorni senza mai rivelarle chi era. Addirittura so che una volta le ha regalato anche dei libri, una volta che lei era cotta a puntino, hanno combinato e si sono visti. Guido, tu lo sai che sono con te, che sono dalla tua parte, sei uno dei miei migliori amici. Dove sta andando? Tieni, prendi, siediti e mangia, così ti racconto la storia. Io sono stufa. Sono stufa di non essere nessuno. Sono stufa che di me non importi a nessuno. Ecco il motivo del mio sfogo. Ma è impossibile che tu possa comprendermi, perché tu sei Antonella, la migliore, quella con cui tutti i ragazzi vorrebbero fidanzarsi. Pia, lascia che ti spieghi. Vedi, le cose non sono sempre come appaiono. Io capisco quello che provi. No. No. Non mi potrai mai capire. Dovresti metterti un secondo al mio posto per renderti conto di cosa si prova a essere la seconda. E non negare, sono sempre stata la seconda. Sempre, fin da piccola, fin da quando andavamo all'asilo. Aspetta. Aspetta, dimentichi una cosa fondamentale, cioè che sei stata tu a scegliere quel posto. Sì. È vero. È vero, ma ora basta. Voglio finirla con questa storia. Sono stanca, Antonella. Voglio essere io. Voglio essere Pia Sanetti. Voglio piacere a un ragazzo. Voglio che un ragazzo mi guardi. Ma per quella che sono. Per la ragazza che ha dei sentimenti, non per il personaggio orribile che mi sono costruita soltanto per piacere a te. Non ce la faccio più.
Ho raggiunto il limite! È magnifico! Aspettavo da tempo di sentirtelo dire. Sono contentissima per te. Ti prometto che da oggi io e tutto il gruppo delle divine ti aiuteremo perché tu possa essere Pia Sanetti, d'accordo? No, Antonella. Basta. Ho deciso di abbandonare il gruppo. È l'unica possibilità che ho per essere finalmente me stessa. Che ti aspettavi, eh? Che intendi? Non dirmi che pensavi che una volta saputo di te e Giusy l'avrebbe presa bene. No, ma non mi interessa nemmeno. Se si è infuriata è un problema suo. No, il problema è di tutti. Ora il gruppo ha un componente in meno per colpa tua. Io non... Traditore! Ho saputo che hai fatto e stavolta non la passerai, aspetta. Liscia! Ma che fai, Guido? No! Fermati! Un attimo, arrivo subito. Chi è? Chissà cos'è. Oh. Carmen, questo è il tuo vestito da sposa. Ah, devi avermelo portato Federico. Vediamo un po'. Questo lo metto qui. È bellissimo. E poi non è il solito bianco. Oh. Magari me l'avesse mandato Leandro. Vabbè, non importa, non importa. Inutile fare sempre i soliti discorsi. Bisogna essere responsabili delle decisioni che si prendono. Facciamo una prova, vediamo. Va. Da 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 da. Sì, lo voglio. Tutto si può conquistare, anche se lungo è il cammino.